Piacenza si colora d'arancione per l'11ª settimana d'azione contro il razzismo e fa partire la campagna Accendi la mente, spegni i pregiudizi. Già da domani Palazzo Farnese brillerà di arancio per far sentire forte il no al razzismo che si leva dalla nostra città. Tantissime le realtà che hanno aderito al progetto, stilando un ricco calendario di iniziative che partirà da mercoledì 18 e terminerà sabato 21 marzo, giornata mondiale contro il razzismo. Sabato avete organizzato un evento dedicato ai bambini, perché rivolgersi a loro quando si parla di razzismo e integrazione? Perché sono proprio loro che domani potranno eventualmente cambiare qualcosa e quindi è importante partire proprio da loro. Piacenza ha un'alta percentuale di nuovi cittadini, ha detto l'assessore Stefano Cugini, ed è importante tenere ben presente le ricchezze che vengono portate dalla diversità. Secondo me Piacenza è discretamente inclusiva, c'è una percezione a Piacenza che è molto diversa dalla realtà. Piacenza, per la sua connotazione, è una città in cui la presenza di nuovi cittadini è molto alta, è una città dove è vero che alcuni esempi non particolarmente positivi spesso vengono poi presi come paradigmi di una difficile integrazione che in realtà non c'è, perché in molte zone questa integrazione c'è. Io comunque credo che il tema dell'integrazione sia un tema che vive di vita propria, che non va confuso con il dovere che ha un'amministrazione di intervenire laddove c'è uno scarso rispetto della legalità.